Ciao ragazzi, sono Mestix, Ada Video Production. Oggi andremo a comparare due microfoni a diaframma piccolo. Si tratta dell'HPG C451B e il microfono Laut & Audio LA120. Due microfoni molto simili, stessa grandezza, ma caratteristiche differenti. L'HPG presenta una sola capsula, non è intercambiabile, ha la capsula cardioide, quindi prende in questo senso qua, mentre il Laut & Audio LA120 ha la possibilità di andare a cambiare la capsula. Viene venduto sia con la capsula cardioide, ma anche con la capsula omnidirezionale, quindi a tutto tondo. L'HPG ha la possibilità di andare a togliere le basse frequenze. Possiamo togliere le frequenze 75 Hz e 150 Hz, quindi una sorta di filtro passa alto, e possiamo poi anche andare ad attenuare il volume di entrata di meno 10 dB e meno 20 dB, quindi è già all'interno del microfono. Il Laut & Audio LA120 invece ha sia la possibilità di andare ad attenuare le basse frequenze 50 Hz e 150 Hz, ma anche ad andare ad attenuare le alte frequenze, quindi c'è anche un passabasso di 15 kHz e 10 kHz. Non c'è la possibilità nel microfono di andare ad abbassare, quindi ad attenuare il volume di qualche dB per andare a riprendere sorgenti sonore appunto con volume elevato. Però a parte è possibile comprare il pad attenuator di meno 10 dB. Andiamo subito a testare il microfono. Utilizzerò per tutte e due la stessa capsula, quindi quella cardioide. Andrò a microfonare la mia chitarra acustica e eseguirò una sola registrazione, quindi li utilizzerò contemporaneamente in modo da non avere differenze di registrazione, differenze di feeling. Quindi una sola registrazione, quello che cambia è solo il microfono. Ok, la differenza è davvero molto chiara. I due microfoni hanno un suono molto simile, ma allo stesso tempo ognuno ha delle caratteristiche e sfaccettature differenti. Sento che l'HPG è leggermente più frizzante come sonorità, è un pochino più basse frequenze, un po' più scavato un po' sulle medie, mentre il Laut & Audio LA120 sento che è leggermente più lineare e enfatizza meno magari le alte frequenze rispetto all'HPG. Faccio notare che le clip sono state registrate tutte e due senza filtri, quindi senza nessun passaggio, senza nessun post processing. Anche se vedete la maglietta della Laut & Audio, questo video comunque non è stato sponsorizzato dalla Laut & Audio, è un video completamente onesto, le clip non sono state manipolate, sentite realmente quello che i microfoni stanno riprendendo. Facciamo un ultimo test e andiamo a sentire adesso una registrazione sempre della chitarra acustica, però con i due microfoni in posizione stereo. Utilizzerò un'asta apposita per sentire la chitarra in modo più naturale possibile, ovvero a una distanza che è quella delle nostre orecchie, quindi sarà posizionati i due microfoni più o meno a questa distanza qua per andare a captare sì in stereo, però non ovviamente un wide stereo, ma comunque come se voi stesse davanti a un chitarrista che sta suonando e sentite un suono più naturale.
Ok, come avete sentito, davvero dei suoni molto interessanti, due microfoni che mi sono molto piaciuti, mi piacciono entrambi, ognuno ha una caratteristica un po' diversa. E fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate di questi due microfoni, quale magari utilizzereste in una certa situazione, quale magari utilizzereste in un'altra situazione. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!